Vai. Ciao, sono Alessandro Gelli, ideatore delle metodologie anti-aging ed anti-stress e insieme a Serena Missori del sistema, o meglio, metodo Missori Gelli. Allora, sono state fatte tantissime domande, sono quasi un centinaio, quindi comincerò a rispondere raggruppando. Allora, innanzitutto molti chiedono le respirazioni, respirazione per l'ansia o respirazione contro la fatica o respirazione quando uno è un po' giù di corda, quindi con una tendenza magari depressiva, di scoraggiamento, ci si sente affaticati. Allora, prima cosa, ogni tipo di respirazione si basa su un ritmo specifico, ovvero le respirazioni lente tendono come principio a rilassare, le respirazioni con un ritmo più rapido come principio tendono a attivare. Quando ci si rilassa si attiva il sistema nervoso autonomo parasimpatico. Quando invece si è più attivi o anche esageratamente iperattivi e quindi agitati sino ad arrivare all'ansia, al nervosismo, c'è il sistema nervoso autonomo simpatico che quando diventa eccessivamente appunto iperattivo c'è l'ansia, il nervosismo, irrequietezza, eccetera. È un po' come l'equilibrio dello yin e dello yang, quindi è un continuo equilibrio dinamico che fluttua a noi in base a quello che mangiamo, in base agli esercizi che facciamo, non solo fisici ma anche mentali, respiratori, meditativi, eccetera. Possiamo avere un equilibrio di questo sistema nervoso autonomo e quindi anche un equilibrio della fisiologia molto più salutare, perché il punto fondamentale è proprio questo: la gestione dello stress fa rimanere più giovani, o meglio, lo stress non gestito fa invecchiare prima e quindi è pro aging, pro invecchiamento. Io mi occupo, è proprio qualcuna, ci sono delle domande, mi chiedono di cosa mi occupo, che lavoro faccio. Ok, io praticamente da più di 30 anni vado a studiare e selezionare le tecniche e le strategie orientali che sono più efficaci per un'applicazione per noi occidentali, quindi un'applicazione pratica, perché noi ne abbiamo enormemente bisogno, ma siamo anche enormemente diversi dagli orientali come ritmi di vita, come filosofia, come genetica. Quindi è chiaro che dall'Oriente dobbiamo prelevare, sì, ma adattare e modificare. E questo è fondamentale. Pensate poi solo ai ritmi di vita a cui siamo obbligati e siamo sottoposti tutti i giorni. Quindi, tornando alle forme respiratorie, sono la base per cominciare a dare una certa regolazione al sistema nervoso autonomo. Ecco perché bisogna cominciare a imparare almeno la respirazione base, che questa è un'altra domanda, quindi la inserisco. La respirazione della calma è la respirazione addominale, diaframmatica, con un ritmo pari o doppio, ora vedremo le differenze. Pare si intende che prendo aria in 5, 6, 8 secondi e lo mando via in 5, 6 o 8 secondi in base alla capacità respiratoria che ha quel soggetto. Se ho fatto un po' di pratica e vado quindi in una tecnica rilassante un po' più avanzata, ho una respirazione tipo doppio, ovvero prendo aria ad esempio in 6 e mando via in 12. Questo prolungare la espirazione, cioè quando mando via l'aria, mi permette di avere un rilassamento maggiore. Perché si parte con le respirazioni? Perché le meditazioni, le tecniche simili yoga o le tecniche di derivazione marziale si basano tutte sulle respirazioni. Quindi, nelle varie tecniche, quelle più potenti, inserisco una visualizzazione,
una respirazione e qualcosa che mi dà una forma di concentrazione. Ecco, questo è un punto fondamentale, imparare a rendere la mente più unidirezionale, concentrata, evitare le distrazioni. I distrattori sono gli eventi o quelle situazioni, quei pensieri che ci distraggono e quindi non ci fanno più rendere, cioè il nostro rendimento mentale peggiora proprio anche a causa dei distrattori, che non fanno altro che poi far stancare mentalmente di più. Allora, ci sono tantissime domande sulla vitamina D. Sulla vitamina D veramente c'è da dire un mondo, e bisognerebbe fare un intero corso solo sulle ultimissime ricerche, sulle ultimissime scoperte sulla vitamina D. Posso dire questo, che allo studio di endocrinologia e medicina anti-aging di Serena, quindi della dottoressa Serena Messori, abbiamo seguito tante persone facendo fare analisi che avevano praticamente tutte una carenza più o meno marcata di vitamina D. Una cosa incredibile, cioè quasi come se le persone sotto stress o persone che comunque non stanno troppo al sole, ditemi voi oggi col mondo in cui si vive sempre chiusi in casa, sempre praticamente al sole ci stiamo per poco. Quindi ormai è come se l'occidentale moderno, quindi rimanendo con i piedi per terra, noi oggi abbiamo una tendenza o una forma subcarenziale di vitamina D. È vero, una carenza di vitamina D agisce negativamente a 360 gradi. Altre domande dicono: la vitamina D, una carenza, può aiutare l'ingrassamento? Qualcuno mi fa la domanda alla rovescia: la vitamina D aiuta a dimagrire? Allora, ogni forma carenziale ha sempre una serie di danni. Sulla vitamina D, che ha una funzione anche simile ormonale, per cui è molto più di una vitamina, c'è da dire che oltre a entrare nel metabolismo osseo, che è una cosa nota e arcinota, entra a vari livelli metabolici, ma ha a che fare anche, per esempio, con la stanchezza, ha a che fare con addirittura, si è visto in caso di alterazione del, lo dico in italiano, gut microbiota, quando è in disbiosi. Spesso questi soggetti hanno anche carenza di vitamina D, quindi è importante cercare di capire che spesso ci sono varie forme di alterazione subclinica, quindi non grave, che però messe insieme come risultato finale fanno essere più stanchi, giù di tono, più soggetti a stress e così via. L'integrazione di vitamina D va bene cominciare a utilizzarla dopo l'analisi specifica, una semplice analisi del sangue. Quando si assume vitamina D, periodicamente, dopo 1, 2, 3 mesi, quello sarà il medico in base alla gravità a stabilirlo, bisogna continuare a monitorare, cioè a vedere i livelli di vitamina D, quanto sono saliti, sino ad arrivare a un livello ottimale e poi mantenerlo. Sulla vitamina D veramente ce n'era a decine. Qualcuno chiede l'ansia mattutina, ho risposto prima, però devo aggiungere questo: per l'ansia in particolare mattutina, quando è più attivo il sistema nervoso simpatico, la mattina, nel senso che noi viviamo dei ritmi circadiani, quindi la mattina certe volte, soprattutto in alcuni soggetti, è più facile avere una forma di agitazione. Respirazione addominale, ma servono tante altre tecniche. Servono tecniche meditative come il Nidra Improved, Fast Meditation. Trovate tutte le varie tecniche nel libro Anti-Aging e Anti-Stress per Tutti. Poi faremo un corso in cui le faremo dal vivo tutti insieme, perché i libri servono per dare una base, ma poi bisogna, a mio giudizio, farle proprio
dal vivo, perché una cosa è la fotografia e un'altra poi è viverla live tutti insieme. Cosa fare in attacchi di fame? E domanda, anche qui bisogna parlarne tanto. Allora, se si parla di iperfagia verso gli zuccheri, probabilmente siamo di fronte a un caso di carbo craving. Quindi abbiamo molto probabilmente i livelli di serotonina, che è l'ormone neurotrasmettitore della felicità, del benessere, quello che quando è a un livello ottimale non si hanno gli attacchi di fame nei confronti dei dolci. Tantissime donne hanno serotonina tendenzialmente bassa e quindi hanno questo problema. La cosa è facile da evidenziare, basta la semplice analisi del fare il dosaggio della serotonina. Come la vitamina D, abbiamo trovato tantissime persone con la serotonina bassissima. Come si rimette a posto gradualmente, oltre che varie tecniche e alimentazione adeguata, se i livelli di serotonina sono parecchio al di sotto del limite, in questi casi ce ne sono capitati diversi, sempre con gli attacchi di fame, con l'umore giù sotto la suola delle scarpe, insomma, quindi è correlata spesso a questa situazione. Si utilizza l'estratto di Griffonia simplicifolia, che contiene 5-idrossitriptofano, il quale si converte in serotonina. Vediamo altre domande, ce ne sarebbe ancora tantissimo da dire. Però per adesso, intanto, il primo rimedio. 5-idrossitriptofano da Griffonia simplicifolia. Allora, ci può insegnare qualche tecnica di respirazione? Cioè, l'ennesima domanda sulle respirazioni è come meditare. Allora, respirazione e meditazione sono interconnesse. Faccio un esempio facile. Ai principianti io comincio a far visualizzare l'onda del mare. L'onda del mare poi la connettiamo, quindi come visualizzazione, al movimento addominale. Quando visualizzo che l'onda del mare viene verso di me, inspiro con l'addome, quindi l'addome fuoriesce, va un po' verso chi vede, chi osserva. Quando invece l'onda del mare si ritira, l'addome rientra bene in dentro, quindi è come se tirassi la pancia in dentro. Cioè, la respirazione addominale che però devo fare in modo un po' più marcato, devo fare un po' una specie di ginnastica addominale attraverso le respirazioni, e questo è importante anche per il diaframma. C'è una domanda che ho visto dopo, eccolo, che chiedevano anche del diaframma. Il diaframma, proprio perché noi occidentali non siamo più abituati a fare per istinto o per abitudine, per cultura non ce l'abbiamo, ci ritroviamo il diaframma irrigidito. Magari già a 30, 40, 50 anni abbiamo un diaframma irrigidito. Il diaframma è un muscolo tendineo membranoso con fibre elastiche. Se non effettuiamo respirazioni piuttosto profonde, il diaframma andrà a finire che si irrigidisce. È una questione meccanica di esercizio. La respirazione addominale intanto è una, ma la respirazione completa, cioè quella dove utilizzo sia la parte addominale, sarebbe la respirazione addominale, sia la parte toracica, quindi io combino la respirazione completa, è la combinazione della respirazione addominale e della respirazione toracica. Non è una respirazione spontanea, quindi va imparata. Non è neanche facilissimo, non è neanche difficile. Vediamo se rapidamente riusciamo a farla vedere. Prima fase, pancia fuori. Seconda fase, fase toracica. Trattengo l'aria 1-2 secondi, se non soffro di ipertensione. Fase di espirazione. Vado giù con spalla e torace, mentre sto espirando, e quindi si sta sgonfiando la parte alta del torace,
l'addome momentaneamente arriva appena fuori, cerco di spiegarlo nel modo più banale possibile, è un corso per istruttori, ovviamente uso altri termini, e l'ultima fase mando via l'aria, dall'addome all'addome rientra tutto completamente. Vediamo la dicevo. Allora, non so se si sente, ma il suono si ottiene con una parziale, solo del respiro, con una parziale ostruzione della glottide, e facendolo in modo più prolungato, ora questa era una completa rivitalizzante, fa un caldo terribile e siamo in piena estate, e quindi adesso lo stavo facendo per rinfrescarmi un po'. Comunque, il suono in una tecnica un po' più rilassante viene chiamato Ujjayi Pranayama, cioè Pranayama, le tecniche di respirazione. Ujjayi è il respiro di colui che contrasta il decadimento prematuro, quindi assolutamente anti-aging. E questo, l'anti-aging era già concepito migliaia e migliaia di anni fa, non è che ce lo siamo inventati oggi come necessità. Già ai medici imperiali cinesi veniva richiesto dai nobili di alto livello come contrastare l'invecchiamento. Ed è proprio su questo che appunto io mi sono basato negli ultimi anni, cercando proprio di prendere, ma poi chiaramente abbiamo dovuto modificare. Allora, quante proteine per chilo corporeo per una ragazza che non svolge attività fisica? Allora, se facciamo una dieta abbastanza bilanciata, anche un po' meno di un grammo per chilo corporeo. Questo perché non dobbiamo andare troppo su di carboidrati, che comunque devono sempre essere complessi, cioè a basso indice insulinemico e glicemico, in modo da dare energia graduale e più costante nel tempo, evitare ovviamente sempre gli zuccheri semplici, i dolci che si prendono anche dalle bevande zuccherate, le varie aranciate, limonate che vedo sulla spiaggia delle ragazze a dieta, che credono di fare la dieta, ma si bevono in un'ora anche un litro e mezzo di queste bevande zuccherate che vanno molto di moda. Ogni 100 grammi c'è circa 10 grammi di zuccheri semplici. Bevendosene un litro e mezzo, credendo di dimagrire, si sono ingurgitate, quanto? Sì, esatto, 150 grammi di zuccheri semplici. Ergo, non dimagriranno mai, anche perché i zuccheri così semplici fanno sentire bene lì per lì, ma poi danno il famoso up e down glicemico e insulinemico. Ne dovremo parlare perché è una cosa lunga, ma va spiegata bene. C'è una domanda interessante su il virus EBV, che sarebbe il virus Epstein-Barr. Se ne parla poco, ma molte persone che hanno stanchezza, la stanchezza può essere data da una miriade di situazioni, veramente tantissime. L'Epstein-Barr può essere una di queste. Bisogna riattivare il sistema immunitario, quindi tecnica antistress, integratori, alimentazione. È importante periodicamente andare a guardare, rifacendo l'analisi, vedendo come, a che punto siamo arrivati. Ricordiamoci che lo stress non gestito peggiora il sistema immunitario, quindi peggiora ogni situazione di questo tipo. Ciao a tutti, alla prossima.